Amiche ed amici appassionati di calcio a 5, un saluto da Giacomo Mozzo e benvenuti al Pala Lupatottina Gas e Luce di San Giovanni Lupatotto. 20ª giornata del girone A di Serie A2 femminile. Si parte, audace da sinistra a destra dei teleschermi, da destra a sinistra invece il Pero attaccherà. Perso palla De Brito, il primo pallone giocato del match. A guadagnare metro ora è Ribeiro, che ha spazio per il sinistro, lo smuca a mettere fuori proprio Avagna. L'attenzione, Ribeiro che cerca di saltare De Berti e c'è il calcio di rigore. La rincorsa di Ribeiro, la battuta e il gol. Pero in vantaggio, 15 minuti 22 secondi dal termine del primo tempo, un secondo. Putto con il sinistro, ancora muro questa volta di Rachele Roncucci, e rimessa laterale in zona ravvicinata con Putto. Attenzione Rasetti che può colpire. Francesca Rasetti ha pareggiato l'audace, 10 minuti 54 secondi, 1-1. E allarga per Coppola, ancora Putto, attenzione De Brito, palla sul sinistro, De Brito! E poi Roncucci è costretto ad allontanare, ma non di molto, con Coppola! 2-1 audace, il gran gol di Katia Coppola, 9 minuti, 2 secondi dall'intervallo, l'audace che completa la rimonta, audace 2, si faceva vedere. Attenzione a De Brito che riesce ad andarsene, attenzione a De Brito, si invola, De Brito per Abagnale, ed è il 3-1 per l'audace, grandissimo contropiede condotto da Caterin De Brito. Guarda, attenzione, chiede scusa all'arbitro e c'è, infatti, il dietro fronte ritorna sui propri passi. Stefano con le mani verso Chiea che colpisce De Brito nel tentativo di rinviare. Finisce qui il primo tempo, suona la sirena. Audace 2, Pero 1, bellissimo il primo tempo. Per i secondi 20 minuti di gioco, ripartito. Match con De Stefano, Salmeri, Ribeiro, De Oliveira e Roncucci in campo per il Pero, allenato da Maria Alejandra Argento, della squadra ospite. Proprio Roncucci che cerca all'interno dell'area. Benedetta Salmeri, dimenticata dalla difesa rossonera, a firmare il gol del 2-2. Il Pero, ma l'intervento regolare di Salmeri, attenzione, palla dentro, De Brito! Nuovamente in vantaggio l'audace. Allarga, anzi no, torna a sinistra per Salmeri, che cerca di saltare De Brito, non lo fa. De Brito tu per tu con De Stefano. De Brito! 4-2, va lì. Caterin De Brito non sbaglia mai. Tombola verso De Brito, detta il passaggio in profondità alla compagna, Bagnale cerca poi di servirla, lo fa molto bene, gran palla di tombola sul secondo palo, e c'è l'autogol di Vanessa Boffo. Audace 5, Pero 2, a ripartire l'azione dell'audace con De Brito che ha servito tombola, cerchio di centrocampo verso Bagnale in posizione più avanzata, gran palla per De Angelis, 6-2. Continua ad attaccare con l'audace con l'ultimo tiro di tombola respinto da Salmeri, e su questa conclusione termina il match. Audace batte per 6-2. A risentirci dunque per i prossimi appuntamenti con l'Audace Calcio a 5. Qui un saluto da Giacomo Mozza.